Bene, buongiorno anche a voi. Questa giornata qui a Cremona. Grazie per la pioggia che ha allagato la pista stanotte. Grazie, 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 grazie. Però si sta asciugando, Tra un'oretta e mezza dovrebbe essere asciutta, quindi spero che la notte abbia portato consiglio. Spero che questa notte... Che cazzo di capelli c'ho, raga? Non posso andare in giro così. Spero che stanotte io mi sia ricordato un po' come si gira. E... ce la fai a fare una giornata senza lavorare, No, io mi diverto, non è lavoro. È buono il gas di scarico? Dopo 5 mesi che non lo senti, sì. Come finite di ieri? Stavo già girato bene, in effetti ho fatto cagare. Ma diamo la colpa alle gomme. Ma è cioccolato. Visto che non sei un pilota, fai come fanno i piloti. Scrivi sulla mappa le marce, cosa c'è che non va, le curve. Cioè se non le fai non le alleni. Devi allenare. La presidenza del Consiglio dei Ministri è deliberato. Cambiamo rapporto. Mamma, che capelli c'ho, sono veramente inguardabili. Allora, l'altra volta ho fatto 28.1 con il rapporto 16.42. Con tutta una serie di cose di guida che, se avessi migliorato, cose comunque non trascendentali, avrei potuto fare un 27 basso, ok? O, con la congiunzione astrale giusta, un 26 alto. Folger usava il 15.44, no? E girava in 25.9, 26.0. Allora ci siamo detti, mettiamo il 15.44. Lo usa Folger. Però dopo un giorno e mezzo a guardare il cronometro, a vedere gli alberi crescere, forse va bene per Folger, forse va bene per la sua moto, forse non va bene per me. Quindi adesso che monteremo gomma nuova per il pomeriggio, ritorniamo sul rapporto che ho usato l'altra volta e vediamo come va. Può essere bello da guidare, ma qui non siamo a fare il giro turistico, ma siamo a cercare di combinare qualcosa. Quindi cambiamo rapporto. Questa è la dimostrazione che devi ragionare con la tua testa e che copiare non serve un cazzo. Devi lavorare con le persone che sanno il lavoro che fai, che sanno il tuo percorso. Basta, una volta che hai capito quello ti devi fidare delle persone e pensare a quello che serve per te. Copiare rapporti, setup, sei buono. $29,600, dai, si inizia un po' a ragionare. Non c'è paragone, per me è mille volte meglio questo rapporto. Più dolce, esce dalle curve senza che te la metti in testa ogni volta. Più fluida, meno nervosa, meno incazzata. Molto meglio. Sono rientrato, traffico, però abbiamo visto dai dati che la moto taglia sul dritto, quarta, quinta, sesta, che è strano, non dovrebbe tagliare. E poi c'era il traction che lavorava, cioè per darvi un'idea, io quando ho fatto 28.1 il traction non interveniva quasi mai, qui interviene in tutte le curve, cioè lo vedo da telemetria, quindi magari tanto giusto forse non è. L'abbiamo liberata anche di traction. Adesso inizia a piacermi la moto, inizio a ritrovarmi un po' con le sensazioni. Comincio a rimettere insieme i puntini. Solo che c'è traffico, non riesco a fare un giro pulito. Però ricordiamoci che moto nuova, centralina nuova, elettronica nuova, magari quelle robe lì che vedo non è proprio il traction che lavora, ma qualcos'altro. Non lo so, dobbiamo ancora capirla. We'll be right back.
due giri dietro di lui. Fatti vedere, così ti riconoscono. Bernardi, cazzo, dove freni? Freno dove ci può, più in là possibile. Mi hai fatto capire che si può. Sì, ce n'è ancora, ce n'è sempre di più. E bisogna andare sempre un pochino oltre. Fai paura. Grazie. Fai veramente paura, è bello, starti dietro è bello. Sei bello da vedere. Ma poi frenata, che virgoloni lasci? Sì, perché ho la moto originale, quindi devo cercare di non appesantire troppo l'anteriore, quindi lo alleggerisco facendo questa intraversata abbastanza pronunciata. Fai col freno posteriore? Sì, scalo, ma in principio la metto anche un pochino col freno posteriore, sì. Sennò sarebbe impossibile. Tanta roba. Più che altro le volte che ti devo star dietro, all'ultima curva ho sfollato 3 volte e quindi ti ho perso subito, capito? Ok, continuavo a perderti per quello. Però bello, bello, bello. Siamo divertiti. Moto originale, ragazzi. Dove vogliamo andare? Ciao. Che sport di merda. Cioè, bello, però quanto costa e che fatica. Niente. Purtroppo oggi c'era tanto traffico. Non sono riuscito a beccare abbastanza giri buoni. I giri buoni li ho beccati alla fine, alle turno delle 5:30. Cioè, quando sono andato alle 5:30. Però ho fatto un po' di errori, non sono riuscito a mettere insieme il giro. Alla fine, diciamo che girando insieme a Bernardi e sentendo anche quello che mi dice Edo, in quasi tutte le curve posso frenare dopo e entrare più forte. E è lì che perdevo, non tanto in accelerazione. Lì anche Bernardi mi fa il gas, ce lo dai, quindi va bene. Il discorso è questo, che se io freno a 120 metri e faccio le cose bene, nel senso che frenando a quella distanza io metto la ruota esattamente dove vorrei e riesco a uscire bene e fare la linea giusta, quando io provo a frenare dopo, quindi dove si dovrebbe idealmente frenare, mi si accendono nella testa tutti gli allarmi, tutte le spie. La testa mi dice non ci sto. E che sono due: o arrivo lungo, o freno troppo per fermarmi, o l'anticipo, mi butto subito dentro perché dicono non ci sto, e allora quindi mando tutto un po' all'aria. Bisogna fare strada, bisogna fare chilometri, veramente riuscire a spegnere quegli allarmi e a dirsi ci sto, e buttarsi dentro, chiudere gli occhi e fidarsi. Solo che non è facile quando sei su una roba che ti può ammazzare e che fai 300 all'ora. Detto questo, ero venuto qui con i sogni di gloria, sperando di migliorare il best dell'altra volta, invece mi è girato lenti. Però vabbè, prima giornata, fermo da 3 mesi, moto nuova, tante cose da capire. L'importante è tornare a casa con un'esperienza in più, qualcosa di nuovo imparato. E ci vediamo presto.